Angelo Michele Torre, ingegnere Angelo Michele Torre. Veramente delle cose al di fuori dell'ordinario. Le principali difficoltà quali sono state? E la formazione dei casseri per il cemento armato a faccia vista con doppia curvatura. Quello è stato l'aspetto tecnico più complesso. Quanti uomini sono all'opera in questo cantiere? Adesso sono all'opera delle squadre di elettricisti, impiantisti meccanici, pavimentisti e gente specializzata anche per il trattamento delle pareti. Mediamente siamo in 15 operai ogni giorno. È chiaro che la situazione attuale è molto diversa da quella di prima, quando avevamo appunto lavorazioni in corso per lavorazioni ferro, carpenteria metallica. Adesso la specializzazione delle squadre, degli uomini è molto, e non è un'opera tradizionale, è un'opera veramente molto complicata, molto complessa. Dovessi fare adesso una valutazione, mediamente sono aggirate una presenza di 20-30 operai al mese, 20-30 operai al giorno nella fase più acuta. Soddisfatto? Molto, molto. Abbiamo la soddisfazione di aver creato un'opera veramente forse unica al sud, ma anche aver avuto l'orgoglio di aver addestrato della manodopera, della manovalanza che ci ha dato tanta soddisfazione. Per quanto riguarda proprio l'aspetto ingegneristico, fra appunto c'è un'assenza di pilastri, qualcosa di difficile da benedire. Ci tenevamo a farvi vedere quest'opera, che è una delle più belle realizzate a Zaha Hadid, che è stata oggetto di visite e di studi da parte di università di tutto il mondo. L'ultima delegazione che abbiamo ospitato è dell'Università di Hamburgo, che è venuta a visitare quest'opera, che viene giudicata sul piano internazionale l'opera più complessa in cemento armato fra quelle che sono in costruzione nel mondo. Ci tenevamo a farvi vedere quest'opera dall'interno, perché è difficile apprezzare l'opera guardando da lontano o come Capital Crescent con il cantiere in corso. Quello che sta succedendo nella nostra città è una rivoluzione urbanistica di valore mondiale. E siamo veramente orgogliosi, ci tenevamo a farvi vedere quanto sia bella questo settore, perché abbiamo da fare l'ultima parte del prolungamento del Molo Manfredi. Avremo quasi un chilometro di banchina, se lo consideriamo libero dagli altri mezzi navali che sono presenti per una questione di sicurezza. Il piano regolatore è in corso di approvazione, per cui sarà definito nei prossimi 3-4 anni tutta la parte turistica di questo porto. E credo che è l'ultimo tassello che manca a questo tipo di economia, che è importantissima per la città.
con questa opera noi pensiamo che dobbiamo portare avanti un modello Salerno che è quello per quanto riguarda soprattutto lo sviluppo nel turismo e in tutto quello che è l'economia legata al mare. Abbiamo portato all'attenzione dell'impresa un sistema di pagamento che garantisce l'impresa stessa e dà la possibilità di terminare l'opera nel più breve tempo possibile. Essendo un'opera strategica e anche significativa, penso che questa possa considerarsi un'opera simbolo per la città di Salerno. Era quindi un obbligo da parte nostra portare avanti un sistema di pagamento che garantisse l'impresa affinché potesse realizzare i lavori nel più breve tempo possibile.